Saranno 120 i volontari impegnati in 25 supermercati che sabato prossimo daranno vita alla colletta alimentare organizzata dal Banco Alimentare nell'area del Vallo di Diano e del Golfo di Policastro. Si tratta ovviamente di un evento di caratura nazionale che vede impegnati migliaia di volontari in tutto il territorio italiano. Per quanto concerne il comprensorio valdenese Golfo di Policastro, l'organizzazione è in capo alla cooperativa Il Sentiero, guidata da Fiore Marotta con la coordinatrice Carmen Rubino. Partecipano all'evento anche le cooperative Terzo Millennium, L'Opera di un Altro e altre organizzazioni no profit del territorio. La presentazione della giornata si è tenuta nella chiesa di Sant'Alfonso a Padula, alla presenza di Don Vincenzo Federico, del presidente del consorzio piano sociale di zona Vittorio Esposito e del presidente del Banco Alimentare Campania Roberto Tuorto. Siamo alla 27esima edizione, riproporre un gesto così semplice ma concreto e soprattutto con tantissime nuove adesioni. Quest'anno in Campania superiamo i 900 supermercati coperti e i 5.500 volontari. È, come dicevi, un gesto nazionale, siamo presenti infatti con 150.000 volontari. Quanto è incidente per il Banco Alimentare? Molto, perché è soprattutto un invito ad un grande gesto di solidarietà. Non chiediamo soldi, ma chiediamo cibo da poter distribuire alle famiglie che vivono in uno momento veramente difficile e di bisogno. Tutta occasione di dire donate solo ai nostri volontari, che sono contraddistinti da una pettolina arancione davanti ai supermercati. Certo, c'è bisogno di una grande responsabilità e infatti noi giriamo dappertutto per incontrare i nostri volontari, per dirgli quanto importante sia questo gesto, ma quanto è importante anche farlo in maniera lieta. E soprattutto abbiamo oltre 400 strutture caritative, da mense per i poveri, parrocchie, centri di solidarietà, che sono con noi convenzionati, accreditati e ovviamente sui quali noi vigiliamo molto, che hanno oltre 233.000 persone da aiutare. Ecco, il marchio Banco Alimentare speriamo che sia, come dire, una garanzia per tutti, affinché quello che venga donato arrivi veramente a chi ha bisogno.